Ciao ragazze, nuovo video. Volevo fare questo video per dirvi che domani la Mary farà degli acquisti su Svuoto l'Armadio da me indicati, perché le ho preparato 16 capi che potrebbero fare a casa sua e c'è il 3x2, quindi alla fine ne può scartare solo uno e comprarne 15. Quindi 3, 6, 9, 12, 15, 5. 5 set, vabbè, comunque prendere i capi gratis adesso, non fatemi fare il calcolo matematico. Mi ha obbligato a fare il video, ma io sono già qua in riposo nel letto. Stavo guardando il vlog, quello della cartomante, perché non l'ho ancora visto. Mi sto rilassando un attimo, poi dovrò alzarmi a fare i mestieri, infatti sono ancora vestita. Mi sono però tolto gli orecchini, eccetera, eccetera. E niente, quindi farà questo video, faremo questo video insieme perché domani sera sono a cena da lei, dove appunto proverà questi capi e poi farà l'acquisto. Spero che compri tutto. Gliel'ho detto che deve finanziare un po' se svuoto l'armadio perché e rifarsi un po' il guardaroba. E ci sono anche delle cose per i capelli rossi, dei pantaloni rossi, delle magliette. Gli ho messo un giubbino giallo con l'etichetta, cioè un sacco di cose fatte ad hoc per lei direttamente dal mio svuoto l'armadio. E niente, speriamo che esca qualcosa di carino. E oggi è giovedì, appunto, e stasera sono qui a casa tranquilla. Devo ancora lavare i piatti, che tristezza. E sono senza televisione fino a domani, praticamente tutta settimana senza televisione. Mi sono persa la scelta di Uomini e Donne, di Luca, di quell'altro, cioè tutto. Ho seguito tutto il trono, mi perdo la scelta, l'episodio di Ma come ti vesti, tutto perso. E niente, vi mando un bacione. Ciao, vi lascio a Mary. Ragazze, avete capito qua com'è la situazione? Lei ha preparato 16 capi e ha detto ne può scaltare solo uno. Quindi è come se mi avesse detto Mary si è obbligata a comprarli tutti e 15. Allora, ragazze, non so neanche se mi conviene domani registrare il video con lei dei capi, di quello che compro e non compro. Perché secondo me bisticciamo, lei mi obbliga a comprare cose che non voglio comprare. Quasi quasi sono tentata che domani facciamo una diretta su YouTube. Che se siete connesse potete commentare i capi in diretta che sto provando e mi dite se acquistarli o non acquistarli. Potremmo fare anche una cosa del genere, perché io ho paura che domani sera litigherò con Veronica che vorrà svendermi tutti i capi di svuoto l'armadio. Sono un po' preoccupata. Comunque, come al solito, una volta a settimana cena, risotto, come al solito. Veronica ha deciso che non vuole sperimentare niente di nuovo, quindi risottino alle fragole domani sera e faremo la prova in diretta dei capi di svuoto l'armadio che mi vuole vendere. Però mi sa che io di compassione glieli comprerò tutti e poi li darò alla Caritas. Basta che mi faccia un prezzo abbastanza basso perché non ho intenzione di spendere miliardi e le staccherò l'assegno, almeno si dovrà sbattere ad andare in banca e incassare quei miseri euro che gli darò, che le darò. E niente, basta ragazzi, allora ci vediamo domani sera. Adesso vediamo se farla diretta o registrare il video. Però io preferirei la diretta, così possiamo interagire tutti insieme, potete dire anche la vostra. E niente ragazze, ci vediamo nel prossimo video. Buona serata e state connesse sul baule della Veronica. Tante novità in arrivo. Ciao!